Buon pomeriggio e ben ritrovati a Together, il format di TGCom 24 in partnership con il Parlamento europeo e dedicato alle iniziative di interesse comunitario. Da ieri gli occhi del mondo sono puntati sulla COP28 di Dubai, la conferenza delle Nazioni Unite dedicata al cambiamento climatico, un tema attorno a cui l'Unione Europea ha costruito un vero e proprio pilastro chiamato Green Deal. Edifici più sostenibili, stop ai motori a diesel e benzina, economia circolare basata sul riutilizzo e sul riuso. Sono solo alcune delle sfide a cui Bruxelles ci chiama a rispondere e su cui si sono consumati i dibattiti più accesi degli ultimi anni. Da un lato l'urgenza di portare avanti queste iniziative, dall'altro i timori di famiglie, ma soprattutto di imprese rispetto ai tempi e ai costi della transizione. Ripartiamo dal servizio di Carolina Sardelli. Nell'anno più caldo mai registrato, la COP28 di Dubai riprende in mano la trattativa per mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Trovare un'intesa tra oltre 200 paesi con interessi spesso diametricalmente diversi risulta un miraggio. Una sfida che travolge anche l'Unione Europea. We will be the world's first climate neutral continent. Mentre si insegue la neutralità climatica, standard del Green Deal è rimasto orfano del suo ideatore, l'ex commissario Timmermans, anche a Bruxelles lo scontro politico mette in evidenza le criticità di una transizione ecologica dalle tappe serrate, che aggiunge una mole enorme di regole su imprese e privati. L'Eurocamera discute di misure concrete, ma su molti dossier l'unità europea entra in stallo. Come per il regolamento sugli Euro 7. Consiglio e Parlamento approvano una versione annacquata della proposta della Commissione. Stessa sorte per le case green. In questo caso si punta a dare più discrezionalità ai singoli stati, che dovranno creare una roadmap per la riqualificazione del loro patrimonio immobiliare. Infine, solo pochi giorni fa, dalla plenaria di Strasburgo, è arrivata una pioggia di emendamenti che ha spaccato i Paesi membri, con l'Italia che lotta per far cogliere la bontà del suo approccio virtuoso basato sul riciclo più che sul riuso. L'Europa si trova così a dover segnare la strada per politiche green realiste che possano mediare le istanze dell'ambientalismo più ideologico con quelle di chi scetticamente non crede nel raggiungimento degli standard richiesti. Con la consapevolezza però che perdere il treno della transizione verde significa rinunciare a investimenti che potranno renderci realmente competitivi in un futuro che ormai non è più così lontano. Vi presento subito gli ospiti di oggi. In collegamento Mariangela Danzi, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, benvenuta. Buon pomeriggio a tutti. Sempre dal Parlamento europeo Pietro Fiocchi, Fratelli d'Italia. Buon pomeriggio. Stefano Caserini, docente dell'Università di Parma, buon pomeriggio. Buongiorno. In studio con me il direttore Paolo Liguori. Ciao direttore. Buon pomeriggio a tutti. E allora tra un istante intavoliamo il dibattito, prima però vorrei andare a collegarmi con Leonardo Panetta da Bruxelles, perché il 2023 è stato un anno importante per la sostenibilità, con tante iniziative approvate e alcune in via di definizione. Leonardo, a che punto siamo col Green Deal? Allora, avete citato giustamente nel servizio tutti i vari passaggi. L'ultimo voto importante si è avuto sul cosiddetto pacchetto relativo agli imballaggi, tutti quei contenitori di soprattutto magari legati al cibo, ma non solo, anche ai prodotti da bagno e così via, in generale agli elettrodomestici, cioè, perché ogni cittadino europeo produce circa 190 kg di rifiuti da imballaggio ogni anno. E così la Commissione europea, è proprio quel Timmermans che avete citato, che si è presentato anche alle elezioni in Olanda, è arrivato secondo, hanno definito una serie di punti importanti che privilegiavano il cosiddetto riuso, in particolare rispetto al riciclo. Per farla molto semplice, come succede qua nei paesi del nord, quando si compra una bottiglia di birra, una bottiglia d'acqua, si paga un deposito cauzionale, quel contenitore, quella bottiglia viene riutilizzata, quindi si punta su il riutilizzo piuttosto che riciclare, come invece si fa molto in Italia. Poi soprattutto anche una lotta ai cosiddetti contenitori monouso in generale. La semplifichiamo, è molto complessa, magari poi i vostri ospiti spiegheranno meglio nel dettaglio. In realtà quello che è avvenuto al Parlamento
Parlamento europeo di Strasburgo la scorsa settimana, è un po' un caso scuola di come il Parlamento europeo poi finisca con il trattare quelle che sono le proposte della Commissione europea, che è il governo europeo, ma poi il Parlamento si trova a dover trovare una posizione comune, emendare, e in realtà soprattutto si cercava, e qui c'è stato un voto trasversale che ha unito partiti che in Italia di solito sono divisi, penso anche al Partito Democratico, l'Italia ha votato compatta perché l'Italia è molto avanti sul riciclo, siamo di fatto il paese che ricicla meglio in Europa, e quindi proprio per quanto riguarda l'Italia, che ha già raggiunto degli obiettivi molto molto alti, si potrà continuare a puntare sul riciclo invece che sul riutilizzo. È una vittoria, perché questa è la posizione del Parlamento europeo. Qualcuno invece contesta un po' questa posizione annacquata, è un po' il gioco delle parti, il Parlamento europeo poi si trova a dover trovare una posizione comune, in questo caso ha un po' annacquato quelle che erano le proposte molto molto rigide della Commissione europea. Grazie Leonardo Panetta. Onorevole Danzì, comincio da lei. Lei segue con attenzione da vicino molti dei dossier che abbiamo appena ascoltato. Sul packaging, come ci ha raccontato Leonardo, si è andati ad ammorbidire l'obbligo di riuso e riutilizzo con le imprese che hanno tirato un sospiro di sollievo. Lei su questo punto però è molto chiara, dice che in questo modo non si aiutano affatto le imprese, e quindi le voglio chiedere come si fa ad andare incontro all'industria che vuole mettersi in regola e attuare la transizione, perché chi come lei parla con gli imprenditori sa che il loro timore è quello di chiudere, perché magari si basano su un modello di business diverso. Intanto io non sono stata fra quelli che ha sposato l'idea che il riciclo sia l'unica fonte per contenere i rifiuti e l'inquinamento, in quanto non è vero che siamo in eccellenza soprattutto nel campo del riciclo della plastica. La partita non è chiusa, perché il Consiglio potrà riintervenire insieme alla Commissione e al Parlamento. Io ho paura, appunto per rispondere alla sua domanda, che i nostri imprenditori si siano fatti un'illusione che però poi di fronte alla giusta negoziazione, all'idea di un'Europa che si muova in sinergia, altri paesi si stiano attrezzando ad esempio nel campo del riuso, mentre noi stiamo fermi e perdiamo un'occasione. I nostri imprenditori ci chiedono soprattutto chiarezza, guardare al futuro, avere un governo che non neghi la necessità di contrastare il cambiamento climatico e addirittura che non ne neghi l'evidente tragedie che vengono provocate dal cambiamento climatico. Per cui la prima richiesta che gli imprenditori fanno è quello di avere certezze sulla direzione nella quale stiamo andando. L'altra richiesta, che è quella degli imprenditori, che è anche nostra del Movimento 5 Stelle, è che questa transizione si deve accompagnare con strumenti economici, debito sovrano, perché tutti i paesi devono essere in grado di aiutare le proprie imprese ad affrontare una transizione che, se li vedrà protagonisti, potrà portare nuove opportunità di lavoro. Quindi lei dice un sostegno che deve essere prima di tutto anche economico. Onorevole Fiocchi, vengo da lei. Lei la pensa un po' diversamente, sostiene che ci debba essere un approccio più realistico da parte dell'Unione Europea, e lo ha fatto per esempio sul tema della riduzione delle emissioni dei mezzi pesanti, poi sappiamo com'è andata. Le voglio chiedere come la pensa, e soprattutto le voglio far vedere un grafico che ci mostra adesso la nostra regia, ci mostra l'impatto del cambiamento climatico sul PIL. A rischio, lo vedete, il 4,4% del PIL mondiale ogni anno, il costo dell'inquinamento, dei fenomeni climatici estremi. Ma come mai una parte del suo elettorato, pur non essendo assolutamente negazionista, ha paura del Green Deal? Non dovrebbe spaventare di più un dato come quello che abbiamo appena visto? No, ma certamente il problema che è iniziato con il buon Franz Timmermans all'inizio di questa legislazione, con un approccio estremamente ideologico, nel senso che siamo tutti d'accordo sul cambiamento verde, sul Green Deal, ma se uno poi non arriva a fine mese, non ha i soldi per comprare da mangiare, non gliene frega niente dell'ambiente. Per cui va veramente fatto un approccio molto più pragmatico di quello che è stato fatto da questo Parlamento, nel senso che dobbiamo legare la lotta a protezione dell'ambiente con l'economia e con i posti di lavoro. In particolare sulla questione del riciclaggio, che piaccia o no alla mia grande amica e collega Danzì, l'Italia sta facendo molto bene.
ci sono tantissime altre nazioni europee che buttano in discarica o addirittura usano per incenerire senza neanche produrre acqua calda o energia elettrica, per cui questa è una bestemmia. Secondo me uno dei nostri obiettivi sarebbe proprio quello di ridurre l'ammontare di questi rifiuti che vanno in discarica o negli inceneritori come primo obiettivo. Poi è vero, tutto è perfettibile, sicuramente il riuso in certe categorie può essere fatto, però ragazzi, cerchiamo di fare le cose giuste e soprattutto ricordiamoci dell'economia e dei posti di lavoro. Direttore, che riflessioni ti senti di fare dopo aver sentito gli onorevoli? Beh, io ho sentito due versioni che si dicono contrastanti, ma non sono poi alla fine contrastanti. Il fatto che noi dobbiamo gestire l'emergenza green è obbligatorio. Non è che possiamo dire non lo facciamo, lo dobbiamo per forza fare, però dobbiamo mettere al posto giusto le cifre. Voi dite 4,4 milioni di PIL nel mondo sono 4 i paesi che inquinano, 4 inquinano per oltre il 70%, gli Stati Uniti, la Russia, la Cina e l'India. Il resto, forse il 25%, sono tutti gli altri paesi messi insieme. Come inquinano? Nella produzione industriale prima di tutto, poi vengono in successione le altre cose, le auto, i riscaldamenti, eccetera, eccetera. Noi siamo partiti da paesi microbici, l'Italia, e partiamo dalle emissioni delle auto. Allora, non è un modo sistematico per affrontare il problema. Noi dobbiamo affrontare il problema a livello europeo. Solo l'Europa può prendere delle decisioni che cambiano il mondo, perché cambiano l'Europa e devono essere vincolanti. Quindi, se questo Parlamento ce la fa, bene, se no bisognerà eleggere un Parlamento che ce la fa. E vedremo, anche perché insomma l'anno prossimo ci sono delle elezioni importanti in tal senso. A proposito di dati, abbiamo parlato della Cina, degli Stati Uniti. La nostra Valeria De Marc è collegata con noi, ha preparato dei dati molto interessanti. Valeria, siamo da te. Sì Laura, allora facciamo il punto sullo stato delle emissioni di gas serra nel nostro pianeta, guardando proprio all'ultimo anno, il 2022. Ecco, in questo periodo preso in esame, secondo un grafico che ora vi mostro, vediamo che Cina, insieme a India, Stati Uniti, ma anche i paesi dell'Unione Europea e Russia e Brasile, sono stati i principali responsabili delle emissioni inquinanti. La Cina al primo posto con il 29,2%, quanto invece all'Europa si posiziona a quarta. Ecco, proprio per l'Europa possiamo dire che sono tanti i settori sui quali è opportuno intervenire. Al primo posto l'energia con il 77% delle emissioni inquinanti, ma anche l'agricoltura quasi l'11%, i processi industriali poco più del 9% e infine il trattamento dei rifiuti con il 3,32%. Tutti i dossier sul tavolo di discussione del Parlamento e della Commissione europea e quindi staremo a vedere quali iniziative verranno adottate per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. A te. Grazie Valeria De Marc. Voglio andare a questo punto dal professor Caserini. Le sfide sono numerose, come abbiamo sentito, il pianeta non può più aspettare. Le vorrei chiedere in primo luogo a che punto siamo, quanta strada c'è ancora da percorrere e soprattutto se c'è un settore che ha un ruolo più importante degli altri per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici. Sì, è evidente che siamo in ritardo nell'affrontare la crisi climatica. Lo siamo per tanti motivi, innanzitutto perché per tanto tempo in molti hanno negato quello che la scienza diceva sulla gravità della situazione climatica e va detto che anche oggi magari non lo si fa più apertamente, perché di solito si dice sì dobbiamo occuparci della transizione, però poi si segue con un ma, con un però, e c'è sempre un motivo per cui questa transizione non deve essere fatta. Quindi siamo in ritardo, però siamo ancora in tempo per evitare una gran parte dei danni catastrofici che potremmo avere se non agiamo in modo deciso contro il cambiamento climatico. Tutti devono fare la loro parte, tutti i paesi. Va ricordato che paesi come l'India o la Cina non guardano soltanto il totale delle emissioni, loro dicono beh, ma facciamo il conto del totale pro capite, noi siamo 1 miliardo più di persone e quindi se andiamo a vedere le emissioni pro capite, l'India dice noi emettiamo 2 tonnellate a testa di CO2 all'anno, voi ne mettete 7, 8, magari 12 come gli Stati Uniti, a questo punto è evidente che deve ridurre più velocemente le emissioni. Il settore cruciale è quello dei combustibili fossili, come abbiamo visto anche nel grafico che è appena stato proiettato. Quasi l'80%, insomma fra il 70-80% della CO2, che è il principale dei gas climalteranti che noi mettiamo nell'atmosfera, deriva dall'uso dei combustibili fossili per i trasporti, per il riscaldamento, per la produzione di energia elettrica. E qui
la scienza è molto chiara, noi dobbiamo rottamare il sistema fossile nel giro di 30 anni, quindi è un'operazione industriale grandiosa che dobbiamo mettere in campo, perché se non lo facciamo i costi saranno molto molto maggiori che se, non lo se invece agissimo con grande decisione. Questo anche l'ultimo rapporto dell'IPCC, questo comitato di scienziati che è coordinato dall'ONU per riassumere quello che è già pubblicato nella letteratura scientifica, parla molto chiaro: agire costa di meno che non agire, quindi bisogna passare dalle dichiarazioni di principio a fare le azioni concrete, a mettere in campo dei dispositivi legislativi che gestiscono questa transizione in modo adeguato, ma soprattutto in modo rapido. Senta, professore, di recente Cina e Stati Uniti, che sono i due emettitori più importanti del pianeta, come abbiamo visto poco fa, hanno stretto un patto per il clima, per spingere le rinnovabili. La Cina però al tempo stesso non smette di produrre carbone in quelle che sono le centrali più grandi del mondo. È credibile un'alleanza di questo tipo, secondo lei? Ma allora, il rapporto fra Cina e Stati Uniti ha avuto alti e bassi, va avanti da almeno 15 anni e ha dato dei risultati, perché adesso se noi guardiamo la Cina, è vero, sta ancora bruciando tantissimo carbone, ma lo sta anche riducendo, ha rinunciato a costruire molte centrali termoelettriche, ha degli sviluppi sul solare, sull'eolico, anche sulle auto elettriche che non hanno niente da invidiare all'Europa. Certo, ha un sistema energetico che si è basato negli ultimi 10-15 anni molto sui combustibili fossili, perché avevano una fame enorme di energia, però anche la Cina ha preso degli impegni, non va dimenticato, e se guardiamo l'ultimo rapporto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, dice proprio che la Cina sta ristrutturando la sua economia e dentro questo decennio sicuramente farà il picco delle emissioni, delle sue emissioni, e quindi ci sarà il picco delle emissioni globali. Poi tutti devono fare la loro parte. La Cina in passato ha sempre detto: voi è più di un secolo che utilizzate il carbone, l'avete utilizzato per tutto il tempo che avete voluto, poi avete utilizzato tantissimo petrolio, adesso il gas, prima di dire a me che devo ridurre le emissioni dovete fare qualcosa di più di quello che avete fatto. Quindi questo dialogo con gli Stati Uniti è difficile, ma va detto che con Biden adesso anche gli Stati Uniti stanno agendo in modo deciso. Certo, abbiamo una ventina, trentina d'anni di ritardo, quindi adesso dovremmo agire con molta più decisione rispetto a quella che viene messa in campo attualmente. Professor Caserini, torno da lei più tardi. Parliamo adesso di Green Deal come opportunità. A che punto sono le nostre aziende nel percorso della transizione? Torno da Valeria De Marche. Sì, Laura, allora occupiamoci delle aziende italiane che hanno fatto ecoinvestimenti, e lo facciamo guardando al periodo 2018-2022. Vediamo che in totale sono 510.830, corrispondono a circa il 35% del totale. Se invece vediamo l'ultimo biennio, noteremo che nel 2022 c'è stata una leggera flessione, ma questo dato non ci deve allarmare, anzi possiamo spiegarlo con l'attuale congiuntura, ovvero la crisi dovuta al conflitto in Ucraina, ma anche la maggiore prudenza dovuta alle politiche austere della BCE, che hanno fatto sì che molte aziende fossero più timorose nell'effettuare investimenti in un settore strutturale come il green. Un dato che invece ci può far riflettere è quello che riguarda l'impegno per raggiungere lo zero netto entro il 2050. In Europa solo il 24% delle imprese può dire di avere un numero di emissioni tale da poter raggiungere in tempo l'obiettivo. Vedete, facciamo meglio dell'America del Nord, che è al 20%, ma nonostante questo gli sforzi ancora non sono sufficienti, quindi occorrerà mettere in atto nuove politiche per traguardare l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. A te. Grazie Valeria. Torno dall'onorevole Danzi. Che cosa rispondere a chi chiama in causa dati come quello che stiamo leggendo? I posti di lavoro a rischio nell'industria automotive sono 70.000. Chiaramente stiamo parlando delle nuove scadenze che sono state prefissate. Lo chiedo a lei perché so che di recente è stato un incontro dedicato all'automotive, dove ha avuto modo anche di vedere i protagonisti del settore. Ecco, io vorrei rinquadrare e ringraziare il direttore. Se noi parliamo di un singolo, di una singola casella, di un puzzle, non ne verremo fuori. Distruggeremo un pezzo di settore e non raggiungeremo l'obiettivo. Se pensiamo di fare squadra solo a livello nazionale, non ce la faremo mai. Come Europa abbiamo qualche chance se diamo il buon esempio e andiamo tutti nella stessa direzione. Questo è il presupposto. Per cui se io guardo solo al singolo posto di lavoro, a chi lavora nel motore a scoppio, e non penso che posso fare un accordo con la Cina perché posso assemblare in Italia, come di fatto sto già facendo per il motore, le auto elettriche che vengono prodotte
in altri paesi, non ho compreso qual è l'opportunità. Cioè, se voglio continuare a fare come prima, sicuramente perderò posti di lavoro. Se io penso che un giovane oggi però non comprerà una macchina alimentata a fossile perché ritiene ed è convinto giustamente che le emissioni da carboni fossili sono un problema, la macchina non la venderò comunque, anche se l'avrò prodotta. Però se io a questo aggiungo quello che ho già fatto a livello europeo, che non viene raccontato abbastanza, che metto una tassa sulle emissioni di carbonio per i prodotti che entrano in Europa, e quella tassa costituisce un fondo sociale per il clima che va a aiutare le persone che non possono comprare quella vettura perché è più costosa, oppure quel fondo va a finanziare il trasporto pubblico, dove mi posso muovere sul trasporto pubblico, probabilmente ridurrò i consumi dal trasporto pubblico e le emissioni dal trasporto pubblico e chiederò a quelle industrie che sono essenziali per il mio processo produttivo, che sono ineludibili come produzioni, di ridurre di meno. Ecco, se io faccio una legge per il ripristino della natura, che dico che tutti i capannoni abbandonati che ci circondano vanno demoliti e darò quindi nuove opportunità di lavoro, e tutte quei fiumi che sono stati cementificati, che spesso sono il problema per cui io devo intervenire perché avviene l'alluvione, li restituisco alla natura, nuove opportunità di lavoro, meno rischi, meno soldi sprecati. Chiaro. Per riparare i danni. Allora, o la politica del New Green Deal la affrontiamo come un quadro che ha tutte le sue componenti, non neghiamo quello che non è innegabile, crediamo con forza che è un processo, non è un processo ineluttabile, ma il cambiamento climatico si può affrontare, oppure faremo danno a tutti. Noi su questo punto ci crediamo. Siamo d'accordo che vanno dati degli aiuti, che la politica del rigore, certo, ritornare indietro con le regole del patto di stabilità su questi investimenti è sbagliato, chiaro, ma dobbiamo dire con chiarezza che vogliamo andare in quella direzione. Insomma, emissioni zero nel 2050. Non bisogna nascondersi dietro al singolo dato, direttore, è così? Lo so, io nel 2050 non sono neppure sicuro di esserci ancora, però voglio lavorare per il futuro di tutti. Però voglio che si facciano delle cose molto chiare. La scienza è una cosa fondamentale, molti addirittura la mettono al primo posto anche davanti alla religione, la scienza. Io no, perché per esempio il Papa ci teneva tantissimo ad andare a Dubai, non ha potuto perché sta male, ma ci tiene tantissimo a questa cosa del clima. Le religioni sono importanti anche da questo punto di vista. La scienza, voglio ricordarlo, vive di ricerca. La ricerca vive di fondi, vive di soldi. I soldi vengono dalla ricchezza prodotta. Noi siamo andati a fare la COP a Dubai, paese che è al centro della produzione del fossile. Abbiamo dato l'Expo all'Arabia, che avrà anche i prossimi mondiali, paese che è al centro della produzione del fossile. Il Qatar ha avuto i mondiali e farà ancora altri investimenti che sta facendo in Europa, è il centro della produzione mondiale del gas. Loro sono i fossili, loro producono quello che sperano che noi dovremo comprare perché devono coprire i nostri debiti, i debiti europei. Insomma, in poche parole, noi dobbiamo essere concreti come Europa, altrimenti quando è nata la Chiesa anglicana protestante, nata a Londra per i matrimoni di Enrico VIII, se avessero deciso sciogliamo la religione cattolica a San Pietro e fossero venuti a San Pietro, penso che non sarebbero riusciti. Noi stiamo andando là dove il centro del mondo che comanda in questo momento è il mondo che produce il fossile e ce lo vuole vendere, magari non per le automobili ma per tutto il resto, perché ne avremo bisogno. E noi siamo lì che diciamo adesso andiamo a fare la conferenza che elimineremo il fossile con l'aiuto dei produttori mondiali del fossile che sono diventati più ricchi del mondo. Certo, ecco, non è più Washington adesso, è quel mondo lì che comanda economicamente.
E qua si ritorna insomma alla grande problematica dei combustibili fossili che poco fa chiaramente spiegava benissimo il professor Caserini. Torno dall'onorevole Fiocchi, siamo quasi in chiusura. Tra le norme più discusse degli ultimi anni c'è sicuramente quella delle case green, forse una decisione effettiva in merito potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Lei crede che cambierà posizione di fronte a regole un po' più morbide o resterà sui suoi passi? No, rimarrò sui miei passi, anche perché c'è tutta una serie di questioni che tra l'altro impatta l'Italia in maniera molto forte, che è la questione del radon, che è un gas radioattivo che entra nelle case e aumenta del 50% il numero delle patologie polmonari e dei tumori, per cui se noi andiamo a coibentare di più le case, in realtà aumentiamo il numero di cancri ai polmoni. Per cui c'è tutta una serie di particolarità tecniche. Poi scusate se torno un attimo indietro sulle macchine. Io ho proposto alla Commissione di dire date i fondi per rottamare le Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, che nel giro di 2 anni potremo ridurre le emissioni del 60%. Questo non è stato fatto. Hanno deciso di prendere una decisione tecnologica, solo elettrico, che vuol dire che invece di essere nelle mani dei produttori di carbonio eccetera eccetera, andiamo nelle mani della Cina che produce le batterie al litio e 6 mesi fa ha fatto un bellissimo filmato in cui accendeva una centrale a carbone per produrre i pannelli solari da mandare in Europa, per cui dobbiamo veramente guardarlo da un punto di vista totalitario a 360 gradi, perché altrimenti veramente siamo cornuti e mazziati. C'è tutta una serie di questioni che dobbiamo mettere assieme, però purtroppo ogni tanto l'Europa agisce non far sapere alla mano sinistra quello che hai fatto con la mano destra, per cui certe volte veramente si contraddice e non porta a casa il risultato buono per il pianeta, non solo per l'Europa. Insomma, abbiamo appena sentito differenti posizioni politiche, come è giusto che sia, le varie anime del Parlamento europeo. Professor Caserini, vorrei chiudere con lei. Come è possibile insegnare alle aziende a vedere il Green Deal come un'opportunità? Sono pronte le imprese italiane? Ma sì, molte sono pronte, molte vogliono invece combattere battaglie di retroguardia. Bisogna pensare che comunque quando la Commissione europea fa le direttive sugli edifici, sulle automobili, fa degli studi per capire qual è l'impatto sull'economia europea. Cioè non è assolutamente vero che coibentare le case porta aumento dei cancri ai polmoni. Questo è da irresponsabile dire questa cosa, perché noi abbiamo un assoluto bisogno di avere la riqualificazione energetica degli edifici, perché dobbiamo ridurre la domanda di energia in modo da poterla soddisfare delle energie rinnovabili. Anche sugli autoveicoli, ormai quel treno è partito, si può pensare di condurre una battaglia di retroguardia per far cercare di far sopravvivere il motore a scoppio, per dare altri soldi, altri miliardi ai petrolieri che poi li usiamo in Arabia Saudita, che sappiamo come li usano. È una cosa che è già partita, noi dobbiamo solo decidere di fare parte di quelli che fanno innovazione, che magari poi fanno posti di lavoro, che esporteranno tecnologia all'estero perché investono su queste cose. Chiaro. Oppure fare quelli che subiranno la transizione, ma questa ci sarà perché è già partita ed è questa è anche una buona notizia. E questo è importante sottolinearlo. Grazie professor Caserini, grazie all'onorevole Fiocchi, grazie all'onorevole Danzi, direttore, noi ci vediamo in redazione, grazie naturalmente per averci seguito, l'informazione su TGPA24 continua.